Un pareggio senza gol tra le due migliori difese del campionato al termine di una gara condizionata da numerose assenze pesanti. Sì, è stata una buona partita, anche se di occasioni da gol ne abbiamo create momenti non pochi, poi perché il Venezia è venuto praticamente per non giocare, cioè per distruggere, per fare il contropiede, e poi perché ci è venuta a mancare anche la punta che in questo momento può fare la differenza, che è Ernesto Rossi. Però la squadra ha fatto un'ottima prestazione, la vedo in salita. Oltre le assenze, molti giocatori sono scesi in campo stringendo i denti, come Struna e Iaialo, a testimonianza della grande determinazione di questa squadra. Sicuramente Tedino ha il grande merito di aver fatto un gruppo molto compatto, molto tenace. Iaio l'aveva un ditone che lo conosce come un'arancia, ha giocato lo stesso, Struna ha giocato lo stesso, ha giocato bene lo stesso. Fa piacere perché il futuro è molto buono con questi giocatori e naturalmente nel futuro ci sarà anche la campagna di gennaio. Anche domenica prossima a Bari si dovrà tenere conto degli indisponibili, come gli squalificati Muraschi e lo stesso Iaialo. Sì, purtroppo abbiamo il centrocampo, i titolari di centrocampo che sono Kocev, Iaialo e Muraschi, tutti fuori, però io credo che metterà in campo Tedino un altro centrocampo molto molto buono lo stesso, speriamo rientri anche Nestor Ostini, per cui la sua assenza si farebbe pesare moltissimo. Io sono fiducioso, noi andiamo a Bari per vincere. La squadra allenata da Fabio Grosso, che ieri ha perso a Chiavari, fino ad ora in casa ha ottenuto 8 vittorie su 9 gare, sostenuta dal numeroso pubblico del San Nicola. E Palermo lo fa il pubblico, loro naturalmente hanno il pubblico che li segue in maniera molto molto numerosa, è grande il mio dispiacere che si ha allontanato il pubblico dallo stadio di Palermo. Questa squadra non merita 4.000 spettatori, mi dispiace perché hanno creato contro di me e contro la squadra un clima ostile che porta a questi risultati. Io spero che presto si chiarisca, spero che la nuova proprietà, perché io non sarò più, spero, presidente del Palermo, ma sarò col cuore sempre nel Palermo, però spero che la gente ritorni allo stadio con la nuova proprietà, perché per andare in Serie A ci serve la gente e in Serie A ci va tutta la città. Sarà una settimana importante anche fuori dal campo. Il 7 dicembre, come comunicato nei giorni scorsi dal presidente Gian Marva, si avrà l'occasione per confutare le risultanze di una perizia basata solo su mere previsioni inconsistenti e superficiali. Ma questa è purtroppo la situazione, una situazione addolora pesantemente il mio cuore, perché dopo 50 anni di vita specchiata da imprenditore in questo paese dove ho dato tanto, dopo 15 anni a Palermo dove ho dato tanto, raccolgo queste cose e naturalmente il mio cuore è addolorato, ma anche le cose negative servono per crescere, quello imparato nella vita, per cui supereremo anche questo ostacolo. Io spero solo che sappiano leggere la verità delle cose e non le ipotesi fatte da un ex finanziere con una perizia. Per cui questo io non faccio niente contro la Guardia di Finanza, c'ho tanti finanzieri miei amici, però è chiaro che la loro logica è quella dell'inquisizione e non quella della realtà delle cose. Insomma, ecco, noi siamo sicuri con i nostri tecnici e sono sicuro io con i nostri conteggi. Non c'è nessuno dalla porta del Palermo a chiedere soldi, perché non ce n'è nessuno che può, non c'è nessun insoluto. È veramente una situazione paradossale. Però questa è la situazione, non lo so come commentare, sono deluso da questo paese dove quando c'è qualcosa bisogna chiamare gli imputati e chiedere, nessuno ci ha mai chiamato a chiedere di nulla, ce lo chiederà il Tribunale fallimentare, però ce lo potevano chiedere molto prima del Tribunale per fallimentare, i nostri uffici sono aperti, i giornali che danno informazioni sui debiti del Palermo fantasiose, sono invitati da tempo, tanto tempo, a venire nella nostra amministrazione. La nostra Daniela li metterà a disposizione, non supposizioni, ma documenti, dove può far vedere quanto è il nostro indebitamento, com'è la nostra situazione. Non l'hanno mai fatto, preferiscono fare supposizioni. Sono molto dispiaciuto.